Ciao! In questo nuovo video voglio darvi un consiglio che vi permetterà di rendere più efficaci i vostri servizi fotografici, per far sì che vi possiate concentrare maggiormente su quello che conta davvero, cioè il contenuto delle vostre immagini, quello che queste immagini trasmetteranno prima di tutto a voi, al soggetto che avete ritratto e alle persone che osserveranno le vostre fotografie. Una cosa che spesso accade a chi fotografa, sia che si tratti di un fotografo professionista, sia che si tratti di un amatore, anche un fotoamatore esperto, è quello di essere troppo distratti dall'aspetto tecnico, in particolare dall'attrezzatura, da cosa portare ad un servizio fotografico. Siamo spesso tentati di portarci dal super tele al super grandangolo, anche perché magari abbiamo faticato una vita per comprarci un corredo per riempire il nostro zaino. Bene, spesso questa cosa però ci distrae, soprattutto nel corso del servizio fotografico, avere con sé troppe cose, star lì a scegliere cosa utilizzare, distrae da quello che è invece il focus principale di un servizio fotografico. È un atteggiamento tipico di chi fotografa, anche io sono caduto spesso in questa tentazione di utilizzare tutto quello che ho. Il consiglio che voglio darvi invece oggi è proprio opposto. Proviamo a realizzare un servizio fotografico solo con una fotocamera e solo con un'ottica. Perché una sola fotocamera? Perché non portarsi due, tre fotocamere di quelle che abbiamo? Magari abbiamo la PSC comprata qualche tempo fa e la full frame appena presa, oppure abbiamo una reflex e una mirrorless. No, secondo me dobbiamo portarne una soltanto, se vogliamo provare a fare questo esperimento del quale vi sto parlando. Una sola macchina che deve essere un tutt'uno con noi stessi. Dobbiamo essere perfettamente a nostro agio con quel corpo macchina. Non dobbiamo essere distratti, non dobbiamo nemmeno pensare di andare nel nostro zaino a prenderne un'altra, chissà per quale motivo. Dobbiamo conoscere ogni cosa di quella macchina e sapere esattamente in quell'istante cosa fare in una frazione di secondo per far sì che il risultato sia quello che noi vogliamo. Perché una sola ottica? Perché non due, tre, perché non tutte le ottiche che ci siamo comprati in tanti anni di sacrifici? Una soltanto, perché dobbiamo essere noi a ragionare su come sfruttare al meglio quest'ottica. Quest'ottica può darci sicuramente dei risultati eccezionali se noi sappiamo usarla come si deve. Una cosa fondamentale che non ho detto è che quest'ottica deve essere un'ottica fissa, non uno zoom. Tra l'altro, solitamente le ottiche fisse a parità di focale sono più luminose, quindi questo qua ci aiuterà ancora di più nella creatività. Perché non uno zoom? Perché lo zoom, proprio per come è costruito, ci permette di avvicinare o allontanare il soggetto senza muoverci, ma soprattutto per un discorso di prospettiva. La focale fissa ha una prospettiva che è quella, la prospettiva di quella focale, di quello schema ottico. Uno zoom, no. La prospettiva di uno zoom cambia in base a come zoomiamo. E questo ci permette di fare delle fotografie che, a livello prospettico, sono diverse una dall'altra. Dobbiamo essere in grado di sfruttare al meglio la prospettiva della nostra focale che decidiamo di portare a questo servizio. Dobbiamo essere noi che con le nostre gambe ci avviciniamo o ci allontaniamo dal soggetto, o che chiediamo al soggetto di fare un passo avanti, un passo indietro. È sicuramente stimolante provare a muoversi o a far muovere il soggetto per ottenere il risultato che vogliamo. La prima volta partiamo con la nostra ottica preferita fissa, non so, potrebbe essere il 50 mm. Poi la volta dopo proviamo con il 35, proviamo anche addirittura con il 28, un'ottica ancora più grandangolare, o il medio tele, un tele corto ancora meglio, un 85, un 90. Ci accorgeremo pian piano di quella che sarà veramente la nostra focale preferita. Utilizzando uno zoom non lo sapremo mai qual è la nostra focale preferita. E la cosa fondamentale che accadrà quando ci troveremo ad utilizzare soltanto una fotocamera e soltanto un'ottica sarà non soltanto che noi saremo più a nostro agio con noi stessi, ma il nostro soggetto se ne accorgerà. Si accorgerà senz'altro che siamo più concentrati su di lui, che il nostro focus è il soggetto, che non siamo preoccupati della nostra attrezzatura, che la stiamo padroneggiando in maniera totale, che non siamo distratti da nulla, non andiamo nel nostro zaino a scegliere quale prendo, quale non prendo. No, lavoriamo con il soggetto, con la nostra attrezzatura e siamo concentratissimi su quello che stiamo facendo. Lavorando in questo modo ci accorgeremo che il nostro shooting avrà un ritmo costante, che staremo lavorando in maniera ritmica, che nulla ci interromperà, nulla ci distrarrà da quello che stiamo veramente facendo, quello che stiamo cercando di fare al meglio con la sola nostra ottica e la sola fotocamera che abbiamo scelto di portare. E un altro consiglio che posso darvi
mentre lavorate in questo modo è quello di guardare il meno possibile in play nel display della vostra macchina fotografica. Una volta che avrete regolato l'esposizione, trovandovi nella stessa condizione di luce, l'esposizione sarà quella, non ci sarà bisogno di andarla sempre a controllare, a vedere se abbiamo esposto bene. No, guardiamoci una volta, due volte all'inizio e poi andiamo, scattiamo, sempre per il discorso del ritmo. Cerchiamo di non spezzare questo ritmo che stiamo mantenendo il più possibile costante. Bene, quindi in conclusione, il consiglio di oggi è One Camera, One Lens. Se questo video vi è piaciuto, mettete il like e iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto. Noi ci vediamo al mio prossimo video. Ciao!